Se lei intende che Rosa, diciamo, quella che può essere una leggenda metropolitana, sia in grado di reiterare una determinata confessione o le sue dichiarazioni siano coerenti l'una con l'altra, e questa è una balla. Quindi, cioè, non ci sono riscontri in base ai quali, riscontri né soggettivi né oggettivi, si possa sostenere che Rosa abbia dichiarato in modo continuato una determinata circostanza. Anzi, ci sono riscontri oggettivi che Rosa ha dichiarato e ha dato più versioni delle varie, della dinamica degli accadimenti, una diversa dall'altra, e ha confabulato, diciamo, nel suo racconto, quindi delle vere e proprie, quelle che si chiamano confabulazioni, eventi, circostanze del tutto irrealistiche, smentite anche dai dati criminalistici, alle quali non hanno creduto neppure i pubblici ministeri. Lei non sa raccontare una storia, lei avrebbe voluto raccontare una storia, quindi però non riesce, diciamo, non è riuscita a raccontarla per bene, così come avrebbe voluto. Quindi, diciamo, non ha la capacità di raccontare una storia se che non ha vissuto. Lei è in grado però di raccontare una storia quotidiana della sua vita, quella la sa raccontare, certo. Certo, è una criticità, però tutto sommato in questo momento probabilmente la sua situazione migliore è ed essere accudita, e quindi l'unico accudimento che lei può avere in questo momento è dall'istituto. Quindi, insomma, sì, perché ha necessità di essere accudita in tutto.